Bentornati ragazzi, siamo tornati, non a puntata, a un passo da noi l'esercito nemico che potrebbe benissimo saltarci nel muso e noi che siamo sbarcati in Sicilia. Cosa? Reate è caduto di nuovo, Reate è praticamente una prostituta di paese che viene passata in mano, ma vediamo se gli ostrogoti avranno le balls per arrivare ad attaccare Belisario. Sì, ce le hanno le balls per attaccare Belisario, a quanto pare, molto lentamente, ma ce le hanno. È un bel... Ah, l'esercito di guarnigione non viene a darci una mano. Per qualche motivo. Ritiriamoci. Oh, mi piace la ritirata lì, veramente... Vabbè, hanno un po' esagerato. Ecco, mi ha messo nella merda. Vabbè, posso ritirarmi anche con questo. Ok. Ci stava, lo sapevo che sarebbero arrivati a prendermi il giro lì. Però doppia ritirata così non è mica male, anche perché adesso possiamo andare a aprirgli il culo. Quella è una posizione del cazzo, si ritirerà lui. Speravo che l'esercito di Roma mi desse una mano, invece mi hanno lasciato proprio nella merda. La vigliaccheria... Oh mio Dio... La quantità di soldi... Oh, le hanno preso un po' questi qua. Cazzo è successo sta cosa? L'esercito è uscito? Figa ragazzi, però devo dire la verità, cioè veramente dei pugni nel muso così io ne ho mai presi. Oh, ovviamente andremo lì a combattere. Madonna, quanto cazzo mi costa? Quanto cazzo mi costano sti uomini? Vediamo. Vabbè, cerchiamo di non essere dei pirla. Cerchiamo di eliminare un problema alla volta. Ok, così diventa una battaglia insulsa. E GG. Cristo però, che palle. Li ammazzate alle fine. Mi ha perso 300 unità da quella cosa lì. E loro però hanno perso il più grosso esercito che hanno mai infilzato da qualche parte. Sarebbe il caso di andare a prendergli il giro. Preferisco giocarla safe. Oppure giocarla direttamente io. Ah no. L'anticavalleria e basta. E poi doppia cavalleria e qua non so cos'è che hanno. Vediamo, lui qui può far qualcosa a riguardo. O poco lì. Sì, possiamo addirittura provare a andare balls deep. Questo non lo... Non lo consiglio, ma visto che sono... Oh, finalmente abbiamo il Vir Illustris. Lei non sa chi sono io. Benissimo. E ci dà più uno tutto. Ma poi con lui andiamo a concretizzare l'attacco. Sì. Ha chiamato indietro e io non posso farci niente. Sto giro qua mi accampo. Il nostro problema principale è che nonostante stiamo accampati, tutta sta roba qua ci costa un boato, perché veramente tante truppe. Quindi cosa facciamo? Prima di tutto andiamo a prendere Panormus. Vale. Prendi in giro? Vabbè. Anche qua sotto siamo sbarcati, abbiamo... No, cazzo, non sono sbarcati. Devo trovare il modo di abbassare i costi, perché 1.300 non è vivibile, ma proprio zero. A parte la signora che mi fa la ramanzina perché sto spendendo troppo, ed è verissimo. Uno dei loro agenti ci ha inchiappettato la nostra. E ci hanno un po' rincoglionito lì così. Oh, Napoli, eccetera, eccetera, qua mi sembrano abbastanza al sicuro. Ora qua prendiamo questo e speriamo che l'imperatore... Sei così gentile. Sì, ti arrangi. Pia, quanto avanti, quanta gente che hanno qua insaccata. È una cosa bilanciata. Cerchiamo di portarci a casa sta vittoria qua. Speriamo ci aumentino un po' i fondi. Alzato tutto, rivendichiamo per l'imperatore. Ok, la prima parte della nostra invasione ha avuto successo. 1.400 vuol dire che resistiamo ancora esattamente due turni con quelle spese qua. E io ho già abbassato un sacco i costi lì. Nessuna struttura penso verrà costruita in tempo da giustificare i costi. Questo ci aumenterà di 500.
Il che ci potrebbe dare un po' di tempo, ma niente di esagerato. Quella roba qua che sale non ci darà più soldi. Quindi non c'è modo di far più soldi se non che io licenzi da qua e che qui faccio un mercato. Che ho già fatto, quindi proprio nella merda e basta. Ma c'è modo di aumentare la pressione fiscale? Questo qua. Che per ora non è il massimo. Ma ce lo facciamo andare bene. Meno integrità e meno crescita. Ok. Per un paio di turni sarà così, probabilmente. Oh, ci sta anche l'invasione qua di Agrigento. Quindi lo facciamo, vaffanculo. Qua bilanciata. E GG. Bene. Adesso questo qua può all'effettivo riposarsi. Anche perché poi gli manca solo Siracusa e possiamo già risalire. Sono già belle robe. Anche da qua vorrei togliere qualcosina, ma visto che abbiamo aumentato la pressione fiscale, per ora teniamola, che tutti quegli uomini che abbiamo qua ci servono, purtroppo. Niente, passiamo. No, cazzo, non passiamo. Reate se la riprendiamo? Qua c'è il loro esercito che mi sa che è stato bloccato dal tizio. E ho perché non capitalizzare sul suo successo? Perché per qualche motivo idiota sono protetti dalla città e non mi fanno muovere. Ready for battle. Fanculo. Siamo giusto lontani dal non prendere rivalità. Oh. So che è no balls quella cosa qua, però non... Allora, vediamo, abbiamo due arcieri, la cavalleria, le spade. Se loro sono intrinsecati nel campo, hanno, mi sa, pure le torri. Nope. Dopo fuori. È possibile avvicinarsi a questo muro? No, c'è Reate in mezzo al cazzo che non ci permette. Risolviamo Reate molto velocemente. E che rottura di palle quando le città tipo hanno la zona dove non puoi entrare perché ti va in fastidio il gioco o qualcosa. Sono spariti i tizi? È tipo magia nera questa qua. Che cazzo è successo? What? Dove cazzo sono andati? Boh, comunque sì, sono veramente tanti quelli là in alto. Quindi li piazziamo qui noi. Andiamo full Tendopoli. Forse alla fin fine c'è stata la battaglia. Forse era... Ah sì, mi sa che c'è stata la battaglia e abbiamo seccati con quella versione automatica. Lol, beh, meglio così. Almeno credo. Abbiamo beccato la spia loro, eccola qua. Che sta rompendo le palle. C'è pieno di preti, di ostrogoti e di... Non posso permettere, eh? In verità ora sì, posso permetterlo. Per qualche cazzo di motivo sì. Vabbè dai, uccidi, provaci. 38%. È scaltro questo qua, vediamo. Qua serve la dea bendata del culo, ho detto anche. Fallimento. Ma non è un fallimento critico, quindi è già qualcosa così. Siamo circondati da stronzi. Mi ricorda una citazione di Balle Spaziali quella cosa. Loro sono là, i 10.000, arroccati dentro Spoletium. E noi siamo qua, circondati da quella feccia. Ascolta, vai via. Dobbiamo reggere fino all'inverno del 37. Dio ce ne scampi. No, l'inverno, fino al 37, punto stop. Non voglio sentire di catapulte, non catapulte o altre minchiate del genere. Rimaniamo belli compatti, vicini, così siamo sicuri. Di qua dal fiume, di là dal fiume. Belli arroccati su Roma. Se vogliono si prendono Asculum, me non frega niente. Deve passare questa cosa qua per i soldi. Quella. E noi qua sotto, l'MLM. Siracusa. Piccola forza nemica. Salve. Buongiorno. Cosa ci racconta? Assediamo Siracusa. E 3.000 sono dei soldi che posso... Oh, tra l'altro tra un turno, ragazzi, abbiamo i balestrieri. Che figata. Sarebbe il caso di spendere quei soldi là per avere... Spendiamo soldi per fare soldi.
Gli ostrogoti ci chiedono un trattato di pace, pace che non ci può essere visto che è la nostra riconquista della penisola, quindi direi di no, troppo no. Che Dio ti dia la forza, sì, tutte queste ciarle. E il prete sta facendo le cose da prete, no? Fa degli scherzi da prete, che vigliacco. Non vedo più la spia nemica, ma... Però il prete qua possiamo provare a ammazzarlo, no? Salve. Ah, fallimento, figa. Ogni volta mi costa un capitale questa cazzo di spia e non c'è una roba buona che riesce a fare nella sua vita. Non è vero, dai. Non voglio insaccarlo troppo. Ha fatto anche delle cose buone in passato. Adesso ultimamente non è un anno propizio per lui, diciamo. Direi che ho anche ridato così tanta roba all'impero che è un po' tardi adesso per tornare indietro. Ma salve, cosa stiamo facendo lì fuori? Salve, buongiorno amico. Noi siamo qua, se vuole venire a incontrarci in battaglia basta che attraversa. Te ce la fai, sei sbarcata alle lunghe. Speriamo che... So già che ci metteranno una vita a riprendere il controllo, però le Sicilie sono nostre, ora sarebbe il caso di muoverci se non fosse che lui ha quel cazzo di grosso esercito lì davanti. E manca così poco perché finisca la nostra missione, quindi non vedo perché lasciarla. Oh, siamo inchiappettati delle catapulte? Ma che idoli abbiamo le catapulte adesso. Si avanza proprio, sarebbe da fermare questo. Ascolta, ma a me non frega niente, là c'è una guarnigione, si arrangeranno loro. Allora, obiettivo centrato, capitolo 2, il trono rubato, ce l'abbiamo fatta. Un cielo imbrunito oscuro il presente e il futuro, ma la casa ancestrale dell'impero aspetta al di là del Mediterraneo. Un trono rubato aspetta la liberazione e noi ce l'abbiamo fatto. Ce l'abbiamo fatta. Missione assegnata, l'ascesa di un impero. L'impero si rialza ancora una volta e il mondo oscuro è di nuovo inondato dalla luce. Praise the sun! Ma le terre imperiali non sono ancora interamente libere dalla feccia barbarica e per questo Roma deve marciare contro di loro. Sopravvivi fino là e ci dà nuovi obiettivi. Vediamo i nostri nuovi obiettivi. Finalmente posso mollare a Roma, porca puttana. Metti in atto un numero di azioni politiche tra cui riduci popolarità. Narsete era il generale rivale di Belisario che lo accompagnò durante un certo periodo della campagna nella presa italica. Aveva talento ma si trovò in diverse occasioni in disaccordo con Belisario fino al punto di portare alcuni ranghi dell'esercito alla rivolta. Ah. Devo costruire dei cessi privati. Mi piace questa cosa qua. Separatisti non ci interessano. Ravenna, quindi bisogna salire. E... assicurati che la faccia non si stanzi. Quindi il nostro obiettivo era Ravenna. Insaccare il tizio. Beh, insaccare il tizio non è che non dovrebbe essere troppo difficile. Riduci popolarità. Basta farlo così. Che non me ne voglia, eh. Allora, buono. Una nuova era per noi è giunta. Non mi aspettavo fossero così tanti. Puttana Eva. No, quest'uomo qua ha sicuramente bisogno di aiuto. Questo qua ha tirato su uomini mentre eravamo lì ad aspettare. Disengage! Ready for orders. Facciamo ritornare di là dal fiume. No. Ok, fermati. Nella foresta. Probabilmente verrà a prenderci il giro. Ho fatto la minchiata e ne pagheremo le conseguenze. Noi andiamo verso nord invece con le nostre truppe. Spoletum, Ancona. Qua il problema. Vabbè, però c'è una città qui in mezzo, quindi forse riesce a passare. Vabbè, parte la campagna verso nord. Che però è bloccata per qualche cazzo di motivo. Che deve andare prima lui. Va bene, vai prima te. Ah, la spia c'ha. Vabbè, sti cazzi. E non arrivo fin là. Va bene. Vacca cane. Sta spia qui del cazzo che ci sta addosso. Veramente è infame. Oh, sono le catapulte. Che ci hanno rallentato così tanto. Ah, impossibile. Spia. Puoi ucciderlo? 100%.
fallimento parziale, che cazzo vuol dire? At your service. Se faglielo rifare? E che roba. Glielo faccio rifare. Ho speso 1000 per questa azione qua, vai. Successo importante. Oh, fine, ci sono tolti al cazzo quell'imbecille. Ma non posso più usarlo. E qua sotto vedremo come lo prendiamo in quel posto. Dai, è arrivato il momento di prenderlo in quel posto. Ah, ok. Me l'ha data lo stesso la missione per for fun. No. Quanto abbiamo noi di coso? 81. Dobbiamo aspettare il momento giusto. Probabilmente il momento giusto non si è mai cosato. Continuiamo. Gliela spammiamo nel muso. Vediamo se riusciamo. Tra l'altro vendetta di culo che qua sotto non hanno attaccato, però adesso sono veramente in tanti. E questo esercito qui da quando è che è qua? A me va bene. Portiamo questo esercito da me e facciamo quello che c'è da fare. Oh, che bello, così non devo neanche muovere il culo qua. Se poi quello lì me lo mettono sullo stipendio a me, però mi dà un fastidio. Quasi quasi proverei a prendere Crotone intanto. No, un cazzo, aspettiamo qua arroccati. Però no, non so, anzi. Muoviamoci un pochino, vediamo se riusciamo. Ah, oh, un cazzo, bloccato. Però almeno siamo fuori dalla portata del tizio, penso. Qua si continua a salire. Possiamo muovere Belisario? Adesso lo possiamo muovere nella maniera corretta. Andiamo a prenderci a città. Grande Belisario, calcio nelle palle. Famosissimo. Tecnica da battaglia innovativa. Ready for orders. Qua cosa abbiamo? Un esercito della Madonna, un esercitino e una spia forse, no, è la città e basta. L'uomo qua si muove. Quanto può muoversi ancora Belisario? Non molto. Andiamo subito oltre la città e ci cosiamo. Tengo da parte i soldi perché voglio aumentare pressione fiscale meno 5 in tutta la spedizione. Ma cacane, oh. Non è il massimo quella roba là. Cibo siamo messi da Dio. Se costruisco latrine private facciamo già anche una missione. Mi dà più crescita. Per poi aumentare il mercato, che mi dà integrità. Oh, così. Non è brutta questa cosa qua, dai. Forse un giorno me ne pentirò, ma non oggi. E devo fare anche i palestrieri, Cristo. Allora. Make haste, men. Your next command. È possibile reclutarli. Guardate qua che belli. Vediamo. Abbiamo anche i guerrieri con ascia. Ah, fatemi dare un occhio sta roba. Allora, non mi dispiace, no, per un cazzo. Probabilmente li cambierei rispetto ai foiderati. Ma il costo, che è più del doppio, mi fa passare proprio la voglia. A sto punto, se devo guardare il costo più del doppio, guardo questi qua. E se guardo questi qua, che fanno... Fanno molto bene. Questa roba qua che cazzo serve? Eccellente velocità di conquista. Cioè sono d'assedio questi qua praticamente. Pensavo fossero fanteria più pesante. Invece difesa corpo a corpo 46. Invece servono a difendere. Cioè sono è come avere altri lancieri senza il bonus ai cavalli. Che non mi fa neanche schifo. Comunque i balestrieri sono veramente belli. Sono tentato di cambiarli, di mettere 3 balestrieri, dare gli arcieri al mio alleato qua a fianco, fare qualche scambiotto così. E GG, perché secondo me i balestrieri ci daranno, per qualche motivo che mi sfugge, hanno più portata, no, che è livello buono portata, queste, ah no, infatti mi sembrava strano che le balestre avessero un livello di portata più alto. Ne recluto una, la provo e poi dopo la mettiamo e vediamo come ci si comporta così. Come chiudere la puntata se no con Teodoro che rompe le palle. Belisario, detta di tutti, sei tra i fortunati le cui gesta terrene sono superate solo dai molti servizi che gli uomini rendono al nostro signore. Coloro che, come te, hanno più considerazione per la prossima vita che per quella attuale. Gioiscono
alla notizia di nuove opportunità con le quali costruire il regno dei cieli su questa terra. Gioisci dunque, Belisario, per l'incarico che ti affido oggi. Il Papa scelto dai Goti, Silverio, è corrotto sia nello spirito che nella mente. Sono state trovate in suo possesso delle lettere che mostrano sostegno ai ribelli ostrogoti e sebbene circolino voci a proposito della loro autenticità, non vi è dubbio, secondo me, che siano valide. Sicuramente. Ho provato molte volte a farlo unire al clero di Costantinopoli, ma l'ho trovato ostinatamente contrario. Guiderà migliaia di anime alla dannazione e all'eresia, un peccato che supera tutti quelli terreni. L'imperatore parla di sensibilità e riconciliazione e non prenderà provvedimenti, ma io so che in fondo desidera che qualcuno si occupi di questo problema al posto suo. Vuoi essere il suo sacro guerriero? Oh, non lo so, signora. Mi sa che lei dice cazzate. Guarda un secondo che do un occhio... Faccio pensiero locale un attimo. Allora, una letta veloce della... di tutta la situazione qua è... Mi pare di aver capito che alla fin fine, vabbè, non è così semplice come è stato scritto qua, c'è stato un andirivieni, ma alla fine è stato deposto Silverio, quindi deponiamolo questo coso qua, ci darà... Oh, ci abbiamo fatta? Questo personaggio ha reso il suo obiettivo argomento di molti dibattiti e la sua speculazione di fatto pubblicamente. Ci abbiamo fatto, dovrebbe averci la trasmissione. Oh, infatti ci abbiamo fatto. Quindi cosa cazzo dobbiamo fare per rompere le palle al Papa? Ce lo dirà nella prossima missione. Possiamo permetterci di abbassare... No. Molto semplicemente. No. E non possiamo neanche arrivare qua. C'erano più soldi. Dove trovo soldi? Non li trovi. Pressione fiscale. 3%. Ma poi perdiamo il 5%. Figa. Niente, bisogna per forza... Cosa facciamo? Andiamo su qua. Intanto c'è più munizioni, più cavalleria, più figaggine. Possiamo andare direttamente qua già. E balistride elite. Oh. Belli questi qua. Ma non c'è qualcosa di un po' più figo? Anche questi qua che ci danno truppe... Che ci danno le cose. Qui non è mica male. Costi di mantenimento per unità di mercenari. Ma chi se li incula i mercenari? Non lo so, comunque signori, questa è una scelta che farò la prossima volta, perché già qua ci siamo dilungati a sufficienza. Dovremo deporre anche il Papa a un certo punto, qua vedremo come... Questi qui si stanno salpando, adesso andiamo a prendergli il giro perché non finisce qua, questa storia. Quasi quasi però vado barco e vado a piedi, perché mi sono rotto il cazzo di dover... Oh, i 10.000... E niente, nella prossima puntata vedremo un attimino come si evolveranno gli eventi di oggi, perché noi stiamo andando come dei treni. C'è solo questo problema di chiudere il sud Italia per poi spingere a nord e mettere la parola fine agli ostrogoti. Quindi vi saluto, ci si risente più avanti.